entre tanta tristeza. Yo soy alegría. Entre tanta pobreza. Yo soy bendición. Entre tanta religión. Yo soy Cristo. Entre tanto rencor. Soy nueva iglesia.
Jesús, yo viviré por ti, solo por ti. Oh,
ci è stato presentato attraverso i Vangeli, attraverso i racconti biblici, un Dio meraviglioso, un Dio di amore, un Dio di perdono, un Dio di riconciliazione. Ebbene, questo potremmo dire che in parte è così, ma abbiamo l'obbligo di presentare le cose, tutte le cose, nella loro totalità. Non possiamo né dobbiamo aggiungere né togliere nulla di ciò che sta scritto. Se noi aggiungiamo, c'è una sentenza apocalittica, letteralmente, che a chi aggiungerà le saranno aggiunte le piaghe descritte nel libro della Rivelazione. Ma a chi sostrarrà, il suo nome sarà sottratto, cancellato dal libro della vita. Dunque, stando così le cose e avendo chiaro questo fatto, non sarebbe una buona idea né aggiungere né togliere. Trovandoci davanti a questa sentenza, capiamo di avere un problema serio. Quale? Che durante secoli e letteralmente millenni, il cristianesimo è cresciuto e si è diffuso, fondato su un Vangelo che gli è stato presentato male. Un Vangelo che ha precisamente quel problema, che gli è stato aggiunto o che gli è stato tolto. L'epicentro di tutte le cose nel racconto di Gesù di Nazaret, che viene inviato da Dio per riconciliare il mondo con Lui, per perdonare i peccati di tutti gli uomini, per finire con la dispensazione dei sacrifici di animali e di versamenti di sangue, di agnelli, di montoni e di buoi, e con una sola offerta, con un solo sangue, pulito, senza contaminare, un olocausto sufficiente per mettere in pace le cose tra il cielo e la terra. Ma quella storia è incompleta. Di fatto è raccontata male. Ma mi riferirò alla parte incompleta, ovvero gli è stata sottratta una parte. Che parte è stata sottratta? Prima guardiamo, sin dall'inizio, il perdono dei peccati. Allora, c'è una natura terrena che si trova in condizione caduta, di peccato, che offende la santità di Dio. C'è una legge nelle membra fisiche del corpo umano, dice l'Apostolo Paolo, che anche se nella sua mente e nel suo cuore, nel suo uomo interiore si diletta nelle cose di Dio, finisce per fare il male che non vuole fare. Vuole fare il bene, ma fa il male. Questo è stato un momento nella vita dell'Apostolo Paolo. Certo, lui ha superato questo, ma ce lo presenta
come che il peccato vive, abita. Cioè, il peccato esiste e dà vita. Bene. È una cosa profonda, complessa, controvertibile, sì. Ma andiamo all'epicentro del perdono, di qualunque cosa intendiamo come peccato, se è offesa, se è una natura che è in condizioni incompatibili con lo spirito di santità. Allora andiamo al testo che è stato denominato come l'epicentro del Vangelo, Giovanni 3,16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questo è il punto. Dio ha amato tanto, Dio ha amato tanto che ha sentito, no? Dio ha amato tanto che volle, no? Dio ha amato tanto che disse, no? Dio ha amato tanto il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Qual è il modo in cui Dio ha amato il mondo? Dando. Dunque, in questo abbiamo conosciuto l'amore. L'amore di Dio perché ha dato suo figlio. E l'amore nel figlio, come lo abbiamo conosciuto, lo descrive sempre Giovanni, lo stesso che ha scritto Giovanni 3,16, dice, in questo abbiamo conosciuto l'amore che lui ha dato la sua vita per noi. Nello stesso modo noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. La versione Nuova Diodati dice dare. Mettere, entregare, porre, dare. Entonces, dunque, se amare è dare, andiamo alla ragione per la quale Gesù deve morire appeso ad una croce. La parola perdono, la radice per significa continuare o seguire. Dono è un regalo. Per donare e continuare a dare. E se amare è dare, perdonare è continuare ad amare. No, oggi ti amo. Oggi ti perdono, ma domani ti passo di nuovo la fattura. Questo non esiste. C'è un giocattolo per bambini che si lega con una cordicella al dito e si lancia e poi ritorna e si chiama lo yo-yo. Buon nome, ben messo questo nome. Yo-yo, yo-yo, è incentrato sul yo. Esce da io e torna a Dio. Io perdono, ma torno a prendere. Lascio il peso, ma torna a me. No, no, questo non è quello che noi vediamo nel racconto di Giovanni 3,16 quando ci parla di Dio, né quando ci parla della forma in cui abbiamo conosciuto l'amore attraverso Gesù Cristo. Bene, continuiamo. La parola perdono in inglese è forgive. Forgive per dare. Forgive. Io do. Per questo è il perdono. È qualcosa che si dà. E ciò che si dà non si toglie. Se vogliamo imitare Dio, allora irrevocabili sono i doni. Perdono. Per donare. Donare qualcosa a qualcuno.
Non se le puede lo si può o togliere, si se le puede o sì, lo si può togliere, non se ma le non si deve fare. Perché, se perché lo si fa? Perché l'Evangelio sta mal presentato. Perché il Vangelo sta presentato male. Perché, te sto dicendo perché ci dicono che Gesù è venuto al mondo a perdonare i peccati. Gesù, vino al mondo Gesù è venuto al mondo per insegnarci a perdonare i peccati. E per questo ha dovuto perdonarci e dare la sua vita. Ma se noi non assimiliamo la lezione, ma semplicemente applaudiamo il professore, il maestro che ci ha dato la lezione, ma non rispondiamo all'interrogazione e diciamo abbiamo un professore stupendo, meraviglioso, ci ha insegnato egregiamente una meraviglia. E che cosa vi ha insegnato? Non lo so, non lo so, ma lui è bellissimo. È amorevole, tenero, paziente, bellissimo il professore. Io credo che come alunno non supererai l'interrogazione, per bello che sia il professore, per buono e meraviglioso. Perché lo dice il Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetti 14 e 15, che quello sì potrebbe essere uno degli epicentri del Vangelo, che tuo Padre Celestiale ti perdona se tu perdoni. Ma se tu non perdoni, neanche il tuo Padre Celestiale ti perdona. Non può essere più chiaro. Matteo capitolo 6, versetti 14 e 15. Sottolinealo, leggilo, imparalo a memoria, perché questo è il testo che potrebbe essere ancora più importante di Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede. Tu credi in lui? Sì, sì, io credo in lui. Ma cosa? Cosa credi di lui? Che aveva uno sguardo dolce, che aveva un modo di camminare solenne, che aveva una parola potente? È quello che credi di lui? O credi nel suo messaggio? E il suo messaggio è che se qualcuno dice che sta in lui, deve camminare come lui camminò. Ed esempio ci ha dato perché seguiamo le sue orme. E basta al discepolo essere come il suo maestro. Crede in lui? O sei semplicemente un ammiratore che non vuole essere coinvolto nella sua dottrina? La dottrina del perdono non è che Dio mi perdona. Capisco che questo può scioccare, perché un messaggio cristiano dovrebbe venire dicendo in questo modo: oh fratello, mi congratulo con te, Dio ti ha perdonato con il suo amore. Ed è così, ma ci sono dei requisiti da compiere e quella parte, se non la si presenta, è incompleto. È stata sottratta la parte fondamentale del perdono ed è che lui ha perdonato per insegnare te e insegnare me a perdonare. Se noi non perdoniamo, allora a che è servito? La saggezza è giustificata dai suoi figli. Noi siamo quelli che evidenziamo se lui è stato un buon maestro. E come evidenziamo che lui è stato un buon maestro? Se lui ci ha insegnato il perdono. Ovviamente perdonando, non facendo un seminario sul perdono. Guarda, dividiamolo così. Teoria e pratica. Come vite e bullone. Parliamo un po' della parte teorica. Perdono. Nelle scritture, nella Torah, nella Tanah, andiamo a vedere perdono. Lo abbiamo già studiato in altre occasioni, però andiamo ad approfondire e entrare un po' nei particolari. La prima parola che ci viene presentata nel testo originale in ebraico è Salah. Salah. Qui mi può aiutare V-O-R nella sovraimpressione. S-A-L-A-J, Salah, lì lo potete vedere.
Bene. Cosa significa questo? Viene da... No, non viene da... Si relaziona con Selijá. Selijá. Che significa terminare. E quando tu decidi, sto soffrendo un'oppressione, un fardello, un tormento, un'afflizione, una pena, e metterò fine a questo. Questa è una fase prima e fondamentale del perdono. Non continuare a gettare legna al fuoco, e men che meno benzina, no? Finiscila. Ferma il processo della scalata di violenza nel tuo cuore. Quella è la prima fase del perdono. E ha le stesse lettere Salah che Hasal. E cosa significa Hasal? Farla finita, finire subito. Time break. E ci fermiamo un momento. Basta. Questa è la prima fase. Dopo viene, e questo ti è più chiaro, ricordi Mahalà e Mehilà? Perché Mehilà è sì perdonare, certo, e Mahalà è malattia. Bene, se la persona si è già fermata, ma rimane a girare in quel tipo di deserto, nel deserto della non riconciliazione, del non perdono, ah no, perché quello che mi hanno fatto mi ha offeso veramente. Ma non è che ti stiamo dicendo bugiardo, ti stiamo dicendo che hai bisogno di un cuore che perdoni. Non stiamo mettendo in dubbio che tu sia stato offeso, stiamo dicendo come puoi accedere al perdono di Dio. Accedere al perdono di Dio è attraverso Gesù Cristo. Ah sì, ma Gesù mi ha perdonato. Gesù è morto per insegnarci a perdonare, pagando un prezzo. Lui lo ha pagato per te e tu lo paghi per chi ti ha offeso. Se non hai capito in questo modo il Vangelo, le cose stanno male. E non voglio che tu abbia una brutta sorpresa. Dunque, preferisco avere un momento difficile con te in questa riunione. Qui fra amici. E non quando non ci sarà più tempo per comprare olio. Ma tu mi capisci. Allora, Mahalà sarebbe la conseguenza immediata a breve termine, che è malattia. Viene l'afflizione, viene il dolore, si esprime nel tuo corpo fisico, ma quello non è il vero problema, è un sintomo del problema. È la spia che si accende nella macchina dicendo sta finendo la benzina. Ma non è che spegnendo la spia si riempie il serbatoio. Ti sta avvertendo che c'è bisogno di perdono, di perdonare te stesso o perdonare Dio, perché lo puoi stare incolpando di qualcosa, perché te, perché la tua vita così, perché i tuoi genitori, perché questo, perché quello, perché tale persona è morta. Perdonare l'offensore, chiunque sia. Bene, questo è un secondo livello di perdono, un perdono reale, un perdono Mahalà ha le stesse lettere di Mahol. Ricordi un cantico del salmista Nemesio che dice hai cambiato la tristezza in danza. Bene, quella danza, quella festa, quella gioia è Mahol. Allora, l'aspettativa di cambiare l'afflizione che ti produce l'offesa per ciò che viene, per la gloria messo davanti, già produce quella Mehilà, produce Mahol, produce una gioia, produce voglia di danzare, ti strappa un sorriso dalle labbra e dal cuore. Inoltre, Mehilà
traduce anche aprire un buco, come scavare, come aprire una galleria. Mahalà implica un po' di lavoro, implica rimboccarsi le maniche della camicia per scavare, per comprendere e metterti nelle scarpe dell'altro e per guardare il contesto, per renderti conto che il sole non gira intorno alla terra e che le stelle non stanno in cielo per illuminare le notti romantiche del paesino del mio cuore. No, no, il cosmo è un'altra cosa, l'universo è un'altra cosa e il mondo non gira attorno a te. Tu devi girare e gravitare attorno al sole di giustizia che è Cristo. E se non ti vesti di umiltà, e per questo devi acquietarti, rasserenarti e pensare le cose attentamente. Investi in te. Tu hai investito in bellezza, in educazione. Investi dei minuti preziosi, importanti, vitali. Hai bisogno di prendere quel tempo per meditare e riflettere. Bisogna scavare, mehilah, lavorare perché non compaia mahalà, nessuna infermità nel tuo popolo. Un popolo che esamina perché mi sono offeso, qual è stato il danno che realmente mi è stato fatto, dove hanno colpito il mio ego. Qualunque cosa, certo che non sia contro lo Spirito Santo, deve essere perdonata. Questo ci porta un passo avanti, un passo definitivo, che è il terzo livello del perdono. La parola ebraica, kapara. Kapara. Questa parola significa, no, non significa, ha il senso di kofer, che significa, questo sì significa, sostituire una cosa con un'altra. Togli questo primo e stabilisci questo ultimo, kofer. Così come hai cambiato la tristezza in danza e mahol, kofer è togli questo e lo sostituisci con questo. Dunque la prima cosa è mettere un punto fermo. Fermiamoci qui ed è Salah, terminare. Fin qui abbiamo sofferto. E la seconda è Mehilah, che è bene. Andrò a scavare, a trovare la causa. Già mi sono ritrovato. Gioirò in quello che mi aspetta, la gioia messa davanti a me, e allora soffrirò la croce e disprezzerò l'obbrobrio. Questo è l'esempio che ci ha dato il Signore, e lì è la valle della decisione per salire al terzo livello, che è togliamo questo e abbiamo un'altra cosa. Un'altra cosa, già è finita la orribile notte per te, anche per me. Nel Nuovo Testamento abbiamo detto che stiamo vedendo la teoria come se fossimo dei teologi. Questa non è la porta per entrare nel regno, ma perché tu lo sappia, nel Nuovo Testamento compare un termine che è affieni, affieni, con PH, come filosofia. Affieni, si scrive con PH, ma si pronuncia affieni, che è, tu già puoi praticamente dedurlo dopo quello che abbiamo detto, e lasciare, lasciare andare, mandare lontano, lascialo, lascialo andare. Se tu continui ad avere il risentimento e curandolo e alimentandolo, nutrendolo, ruminandolo e passandolo per i quattro stomaci, questo problema cresce e non esce da te.
Non possono stare insieme il figlio della libera e il figlio della schiava. Devi lasciarlo andare e inviarlo lontano. Quello è il principio. Non possono stare insieme Isacco e Ismaele. Allora, mandalo fuori. Non convivere più con questa cosa. Ti ha fatto male sin dall'inizio. Non ti ha permesso di entrare pienamente nella profondità del Vangelo, nell'insondabile ricchezza della sua gloria. Frequentemente ascolto e tutto va confluendo nella stessa cosa, come se ci fosse un livello strano per qualcuno come me e un altro livello per uno come te. No, questo non è vero, non è così, l'ho detto sin dall'inizio. Io non sono un personaggio di una qualità spirituale diversa dalla tua, né ho uno Spirito Santo diverso da quello che tu hai ricevuto, né leggo una Bibbia diversa da quella che tu leggi. Ho lo stesso dono della fede. Benedetto il Signore per questo. E posso credere. Posso credere nella parola. E posso credere nel messaggio. E posso credere che i miei passi non sono stati veloci, ma lenti, o mi sono potuto impantanare nella misura in cui non capivo che dovevo perdonare. Quando tu perdoni, sei assolutamente libero perché hai conosciuto la verità del Vangelo. Quella è la verità del Vangelo, non che Gesù è morto per te. Amen, alleluia. Non è completo. È morto per te, ma per insegnarti. È morto per me, per insegnarmi che così come lui è morto per perdonarmi, io devo morire al mio orgoglio, alla mia superbia, e devo ingoiare più di un rospo per perdonare a coloro che mi hanno offeso. Quello è il Vangelo. Lo stiamo inaugurando. Se non lo avevi ascoltato così, goditelo. Complimenti, stiamo inaugurando. Non che ci sia un altro Vangelo, è quello che abbiamo ascoltato sin dall'inizio, sempre lo abbiamo ascoltato. Ma guarda, Dio è così amorevole, e con questo concludo, è così amorevole che ci ha dato tante cose buone, tante manifestazioni del suo amore, come dice la canzone, con carezze d'amore cambierai la mia vita, che ci siamo dimenticati, o abbiamo ignorato, o abbiamo fatto orecchio da mercante, o facciamo finta di non vedere quando i nostri occhi passano su questo testo e non teniamo presente Matteo capitolo 6, versetti 14 e 15. Quello è l'epicentro del terremoto che sta scuotendo in questo momento la struttura nuova chiesa, con questa parola. Non voglio la pace e la tranquillità dei sepolcri. Preferisco il caos di una nuova creazione, la dinamica del muovere di Dio, che lo Spirito di Dio alleggi sulla faccia delle acque e faccia le cose come le vuole fare Lui. E Lui le vuole fare in ordine, ti dicevo. Tanto amore di Dio, innegabile. Tanti pensieri d'amore, innegabile. E questo ci abbaglia, perché Lui mi ha chiamato, perché Lui mi ha parlato, che Lui mi ha concesso questa petizione, che ho avuto un sogno, ho avuto una visione, una profezia, un miracolo. E allora, tu credi che quello annulla il requisito centrale che è il perdono? Quello che ti dica questo ditino, no,
No, no, no, no. Non lo annulla. Bendito, doveva essere un Dio molto severo, che non dia regali, che non dia doni agli uomini, che non mostri il suo amore, ma che semplicemente rimanga così, come un sergente, aspettando che tu perdoni. Non può essere che alla fine Dio risulti essere colpevole per essere buono e per essere amorevole. Ma che questi pensieri d'amore non ti impediscano di vedere il bosco, che gli alberi non ti accecchino. Dunque, abbiamo intitolato questo messaggio Un Vangelo presentato male. E credo che è parte di ciò che ha dovuto patire la cristianità per 2000 anni. Abbiamo errori e avremo degli errori, ma non nella base, non nelle fondamenta. Magari stiamo colorando con un colore mattacchione che non piace, ma questo non è importante, non è un errore strutturale. Forse abbiamo alcuni errori, o molti, ma non nel fondamento. Dobbiamo essere fondati sulla roccia della rivelazione che è Cristo. Cristo in noi, la speranza di gloria. Ma Cristo ben fondato e ben presentato. E questo sì sarà incommovibile. Dunque, preghiamo tutti. Preghiamo insieme. Se non lo avevi visto così, questo è il momento per dire: Padre, adesso ho capito. Grazie Signore per Gesù Cristo. E seguirò il suo esempio nella maniera più semplice in cui posso farlo, perché la sua testimonianza è molto grande ed è perdonando a quelli che mi offendono. Grazie Signore, perché così facendo la tua parola mi dice che ho la totalità del tuo perdono, e questo per me è motivo di festa. Cambi la mia tristezza in danza. Interrompimi e dillo con le tue parole in questo momento, lì dove ti trovi. Ora benedici a Dio, benedicilo. Ovunque tu sia, sia che faccia freddo o caldo, che tu sia in montagna o sulla spiaggia, ovunque tu sia, benedice Dio per quest'ora così grande, per questo muoversi delle acque che sta succedendo nella tua mente e nel tuo cuore, nell'epicentro di una chiesa che ha bisogno di perdono. Non eravamo lontani, eravamo vicini. Vicini, ma mancava questo. Benedetto Signore, grazie Padre Santo per Gesù Cristo. Amen e amen.
ti annuncio parola di poter e prendo la vittoria al sorgere del sol. Oggi annuncio parola di poter e prendo la vittoria al sorgere del sol. Nulla è impossibile perché sempre confido in te. Señor, oh.
que tu espíritu me hizo. Tu soplo, Señor, me dio vida. Mi alma te escucha y vivirá. Cierto sonará, mi corazón se estremece y salta de su lugar por ti, oh Dios, por siempre te ha de amar. Mi corazón se estremece y salta de su tristeza.